Io non saprei mai cosa risponderle, a dirle il vero. E io so che tutto quello che ho potuto fare per il Coppi l'ho fatto perché oltretutto era, oltre che un cliente, era un amico e un buon amico. Quindi evidentemente non so, proprio lì proprio sono di quelle cose così collettive che un bel momento proprio perché il destino di un individuo è quello lì e deve andare, le cose devono andare così. Avete sentito? Un medico, un uomo di scienza che parla di destino e che chiama i suoi pazienti i clienti. Risentiamolo. E io so che tutto quello che ho potuto fare per il Coppi l'ho fatto perché oltretutto era, oltre che un cliente, era un amico e un buon amico. Un bel momento proprio perché il destino di un individuo è quello lì e deve andare, le cose devono andare così. Ma le cose devono veramente andare così? Dopo tanti anni siamo ancora qui a domandarci perché. Perché nessuno ha pensato che a mettere a terra Fausto Coppi fosse stata proprio la malaria? Perché nessuno ha pensato che era da poco tornato da un viaggio in Africa? Perché nessuno ha pensato che in gioventù si era ammalato di malaria durante la prigionia in Africa? Ma che cos'è la malaria? Si contrae questa malattia con la puntura di un genere speciale di zanzare, le zanzare anoferi, che furono, diciamo, isolate come vettore di questa malattia già circa un secolo e mezzo fa, anche se il rapporto con qualcosa che stava nell'aria di esterno implicito nello stesso nome, malaria, quindi cattiva aria, è un nome, diciamo, che deriva dal latino, e quindi un qualche rapporto con l'ambiente già si intuiva in passato. Comunque queste zanzare pungono una persona che è affetta da malaria, e poi ne pungono un'altra che è vergine da malaria o comunque non è malata, e gli trasmettono questo microorganismo che si chiama plasmodio. I giovani italiani vengono chiamati alle armi, ma a molti atleti viene risparmiata la partenza per il fronte. Ma il regime ha deciso, niente favoritismi per Fausto Coppi, che deve essere un esempio per quei giovani che vengono mandati in massa a combattere in Albania, in Grecia e in Africa. Niente più allenamenti, niente più corse. Del resto le corse sono quasi sospese perché le città italiane sono quotidianamente bombardate e gli atleti sono sotto le armi, come tutti gli uomini validi. Ma soltanto per Fausto si parla di fronte. Alla fine sarà l'unico atleta italiano importante inviato a combattere. Per difendere la linea del Maret e per conquistare tutto il territorio tunisino da cui scatenare la controffensiva nell'Africa del Nord, l'Italia invia truppe in Tunisia agli ordini del generale Messe. C'è anche il fante Coppi Fausto. I combattimenti durano un paio di mesi e poi per l'esercito italiano è la sconfitta e la resa. Tra quei prigionieri c'è anche Fausto Coppi, a cui hanno assegnato un numero di matricola. Gli hanno dato una divisa da prigioniero ed è stato internato in un campo di prigionia. Il grande campione non esiste più. Al suo posto c'è un uomo denutrito e che si ammala di malaria. Ma è possibile che la malaria sia rimasta latente tutti questi anni? La malaria può rimanere latente e in questo caso, diciamo, il serbatoio latente della malaria è rappresentato dalla milza e dal fegato. Lì il microorganismo può essere, diciamo, veramente semi-addormentato, insomma. E ogni tanto però dare segno di sé con delle febbricole, con dei malesseri, eccetera. Tant'è vero che questo tipo di paziente poi sono caratterizzati da avere una milza grossa, splenomegalia, o il fegato anche grande, epatomegalia. Quindi si può, palpando l'addome, si può riconoscere, sapendo gli antecedenti, che questo è un paziente portatore cronico di malaria. Come aveva potuto Coppi covare nel suo fisico una malaria latente e nello stesso tempo chiedere gli sforzi immani? Forse con l'aiuto del doping, come lui stesso ammette in un'intervista scherzosa? Fausto, tutti i corridori portano una borraccetta nella tasca posteriore dei calzoncini. Se vi domandano cosa contiene, come rispondete? Caffè, solo caffè. E invece cosa contiene la borraccetta segreta? La bomba. Ti dispiace spiegare agli ascoltatori cosa è una bomba? La bomba dovrebbe essere un paio
di gambe di ricambio e composta di ingredienti segreti, i più importanti sono la simpamina e la fiducia che la bomba funzioni. Tutti i corridori prendono le bombe? Sì, tutti. E quelli che dicono di non prenderne è bene non avvicinarsi con fiammiferi accesi. Tu prendi bombe, Fausto Coppi? Naturalmente, quando serve. E quando è che serve? Quasi sempre. Credo poco probabile che lui vincesse il Giro di Francia, il Giro d'Italia, i campionati del mondo avendo una qualche malattia in atto. Evidentemente se era latente non si dimostrava o per niente o con sintomi del tutto banali e transitori, altrimenti lui non avrebbe sviluppato questa capacità eccezionale di bravura sportiva. Ma chi era Fausto Coppi? Un uomo passato alla storia come il più grande ciclista di tutti i tempi. Un uomo che all'età di 20 anni aveva già vinto il suo primo Giro d'Italia, inanellando un palmarès impressionante, grazie al suo fisico eccezionale e alla sua classe purissima. Un uomo nato per correre in bicicletta. È stato un grandissimo campione perché Fausto ha restituito qualcosa all'Italia, l'immagine di lui che attraversa che esce dalla galleria del Turchino nel 1946. Fausto ha portato le sorti dell'Italia sulle spalle, cioè nella Milano-Sanremo del 1946, la prima Milano-Sanremo con la Bianchi, quando lui passa dalla nebbia della Lombardia e arriva sulla Riviera, è l'Italia che cerca di uscire dal conflitto, porta l'Italia sulle spalle, porta l'Italia che voleva andare avanti, porta l'immagine attraverso un corridore, come diceva Mario Soldati, era... Lo sport per eccellenza era il ciclismo e il pugilato, sport di poveri fatti dai poveri, cioè Fausto è stato quello che ha, secondo me, dato all'Italia qualcosa che è intraducibile oggi, ha dato la forza e la speranza per poter riuscire a risalire. Fausto Coppi aveva sicuramente un fisico eccezionale, una capacità polmonare di 8 litri, il doppio di un individuo normale e ben 2 litri di più di un atleta. Grazie a due polmoni formidabili nascosti in una gabbia toracica fuori dal comune, come vediamo in questa immagine. E un cuore portentoso che nel momento del parossismo sportivo, del massimo sforzo, arrivava a sole 80 pulsazioni. Si è parlato dell'airone, però qualcuno l'ha anche paragonato ad un uccello preistorico, questa cassa toracica così forte. E secondo me l'immagine più bella è quella che dà Antoine Blondin, che era un grandissimo scrittore e giornalista dell'Equipe, e diceva: quando si vedeva Fausto in bicicletta, lui pensava ad un uovo, a questa forma circolare, questa cassa toracica così forte, e poi scendeva in queste gambe e risaliva attraverso la bicicletta, tutt'uno. Quella potenza che lui aveva nelle gambe, in queste gambe così allungate, questi muscoli così sottili, no? Quando lo ha toccato la prima volta, Cavanna ha sentito veramente la materia da plasmare, cioè qualcosa che poteva trasformarsi in quelle gambe. Ma al declino di questo fisico formidabile forse aveva inciso la lunga catena di incidenti che dovette subire durante tutta la sua carriera, con un bilancio di ben 11 fratture, alcune delle quali devastanti e insolite, come la frattura del bacino. Al tramonto di Fausto contribuì anche il grande dolore per la morte del caro fratello Serse, che si era fatto ciclista per stare vicino a lui, che cade a Torino nella fase finale del Giro del Piemonte. Il dolore di Fausto è così grande che pensa seriamente di mettere la parola fine alle corse. Sarà soprattutto l'affetto degli sportivi italiani che lo farà recedere. Serse era l'antitesi di Fausto, che indubbiamente aveva seguito Fausto nella passione della bicicletta per emulare il fratello, per stare vicino al fratello. Era un amore profondo quello che legava i due, tant'è che c'è questo racconto della veglia funebre di Fausto nei confronti di Serse. Quando muore Serse dopo il Giro del Piemonte nel 51, Fausto chiede di rimanere da solo, si sfila la sua collanina d'oro che non aveva mai lasciato e la mette al collo di Fausto con la medaglietta di battesimo, si toglie l'orologio, lo mette al polso del fratello e in quel momento entra la mamma di Fausto, Angiolina, e Angiolina non ha detto nulla a Fausto dopo la morte di Serse, l'ha soltanto guardato, in quegli occhi lui ha sentito il rimprovero, no? Ha sentito il rimprovero anche di sua moglie, cioè tu hai portato questo ragazzo a correre per te e lui è morto per te. E lì è morto qualcosa di Fausto. Quando va al Tour de France, accetta di andare al Tour de France,
Vans lo fa perché vuole dare qualcosa ancora al ciclismo e vuole dimostrare a se stesso che ancora può vincere, ma di fatto ad ogni affondo, ad ogni pedalata c'è Serse, cioè il ricordo di Serse è troppo forte e quindi Fausto torna indietro e come dire, rinuncia a quel Tour de France. Poi tornerà nel 52 ancora più grande, tornerà poi nel 53 al Mondiale e lo vincerà. Nulla ferma il campionissimo, che inanella una serie di successi impressionanti. Nelle due grandi annate del 49 e del 52 riesce addirittura a fare l'accoppiata mai riuscita a nessun ciclista fino ad allora, Giro e Tour. Alla fine della sua carriera i Giri d'Italia vinti saranno 5 e i Tour de France 2 su 3 partecipazioni. Nel 1952 al Tour, durante la tappa del Puy de Dôme, Fausto si trova davanti il biondo olandese Jan Nolten, che riprende e stacca con una progressione impressionante. Questo momento sportivo sarà ricordato con un monumento sul posto. L'anno dopo, nel 1953, Coppi si presenta all'appuntamento di Lugano per affrontare l'unica corsa di grande prestigio che non è mai riuscita a vincere, il campionato del mondo su strada. Sente che gli anni stanno passando e questa potrebbe essere l'ultima occasione. La corsa si svolge secondo il copione di Fausto. A metà gara, sulla salita della Crespera, stacca tutti e si ritrova al comando con il belga De Ricke incollata alla ruota. Ma al traguardo di Lugano, Coppi arriva con oltre 6 minuti di vantaggio rispetto al suo rivale. Finalmente veste la tanto sospirata maglia iridata, che questa volta è finita sulle spalle del vero campione del mondo. Rivediamo la scena della premiazione di Lugano. Isoliamo un particolare e notiamo che a porgere i fiori a Fausto c'è una signora sconosciuta. Le foto di agenzia la ritraggono più chiaramente accanto al campionissimo. È Giulia Occhini, che da qualche tempo era entrata nella vita di Coppi e che ora si mostrava allo scoperto. Un giornalista francese la chiamò la Dama Bianca per via di un Montgomery chiaro che indossava spesso quando appariva sul traguardo ad applaudire il campionissimo. È sposata al dottor Locatelli, un medico di Varese, grande tifoso di Coppi, del quale seguivano insieme da anni le varie imprese. Giulia era madre di 2 figli. La sua relazione con Fausto diventò ufficiale quel giorno di Lugano, così come la separazione di Fausto e Bruna, che era nell'aria da tempo. La stampa sportiva aveva cercato di dare poca risonanza a questa storia d'amore. Insomma, tutti sapevano che esisteva la Dama Bianca, tutti sapevano che Giulia Occhini era la compagna di Fausto Coppi. Nel 54 scoppia il caso, Giulia torna a casa, trova suo marito che gli dice adesso devi andartene e se ne va, abbandona i suoi figli e parte per andare insieme con Fausto. Da di lì a qualche mese mettono su Villa Coppi, vanno a scegliere i mobili come una coppia normale, soltanto che questo avveniva nell'Italia del 1954, l'Italia dove non esisteva il divorzio, l'Italia bigotta, l'Italia che tollerava gli amanti, tollerava le seconde famiglie, tante famiglie avevano la seconda famiglia, il papà aveva una famiglia parallela, ma non tollerava assolutamente che ci potesse essere la possibilità di avere una nuova relazione. Fausto lasciò la moglie e andò a vivere con Giulia, ma scese in campo il dottor Locatelli, che querelò Fausto e Giulia per adulterio, sollecitando i carabinieri ad effettuare una perquisizione notturna. Come si legge nel loro verbale, la porta venne aperta dopo un'ora di attesa e i militi si recarono subito nella camera da letto di Coppi, dove però non trovarono i due. Lo stato del letto, nonostante un solo guanciale, mostrava tuttavia che esso aveva ospitato 2 persone. Dunque, reato consumato, secondo i carabinieri. Per Giulia scattò l'ordine di arresto con traduzione nel terribile carcere femminile di Alessandria. A Fausto invece venne ritirato il passaporto, un danno incalcolabile per chi viveva di gare ciclistiche in tutta Europa. Giulia uscì dal carcere 4 giorni dopo con l'obbligo di stabilirsi ad Ancona in attesa del processo e via con tutta la squadra verso Ancona, dove spostò il proprio quartier generale. Così la vita accanto a Giulia può riprendere.
E quindi questa coppia diventa una coppia ufficiale, affrontando tantissime, tantissime vicissitudini, affrontando l'Italia, affrontando il pensiero della gente, affrontando un tribunale, perché Fausto va a questo processo dove tra l'altro c'era inviato un corrispondente del giornale La Pravda, quindi aveva un eco incredibile. Il processo si celebrò nel tribunale di Alessandria, a Sente Giulia, che era in stato interessante. Dopo due giorni il tribunale emette la sentenza. A complicare le cose ci si mette anche il marito di Giulia, il dottor Locatelli, che non disconosce il figlio di Fausto e quindi per la legge italiana deve portare il suo nome. E così Giulia parte subito per l'Argentina per poter registrare il bambino con nome di Coppi e per tirarsi fuori da questa Italia che li ha resi colpevoli e condannati. Quando Giulia ritorna dall'Argentina, Fausto può finalmente abbracciare suo figlio Faustino. La loro vita insieme può iniziare. Fausto come uomo è stato quello di difendere un amore criticabile, criticato, sbagliato, ingiusto. Questo non possiamo dirlo noi, perché non possiamo, almeno io non mi sento di dirlo. C'era una grandissima profondità che legava queste due persone. Indubbiamente poi il loro rapporto è stato, l'apporto con la Dama Bianca, con Giulio Chini, è stato avvelenato dai sensi di colpa, è stato avvelenato dalla quotidianità. Però credo che lui come uomo abbia avuto un coraggio incredibile, quello di entrare in un tribunale come Fausto Coppi, un grandissimo mito immenso, e dire: io non voglio più questa vita, ho scelto di fare un'altra vita. Non era possibile pensare di far questo nel 1955. Nel 1955, quando tu sceglievi una vita, l'avevi fatta, avevi fatto una scelta di vita, dovevi stare con tua moglie, e la moglie, Bruna, avrebbe tollerato, così come avrebbe tollerato il dottor Locatelli, avrebbero accettato di avere due famiglie parallele. Invece loro si sono battuti contro il mondo per poter stare insieme. Ecco, mi piacerebbe che l'uomo Coppi venisse, come dire, perdonato un pochino di più rispetto a quello che è considerato un pochino di più rispetto a quello che è stato il campione. La vita sportiva di Fausto Coppi entra in un inesorabile declino, ma Fausto sembra non volersi staccare dalla bicicletta. E nel 1959, quando ha appena compiuto 40 anni, progetta una nuova stagione di corse con una nuova società sportiva diretta dal suo antico rivale e amico Gino Bartali. La passione per la caccia lo porta ad accettare una corsa in Africa, in Alto Volta, con la prospettiva di un ricco safari. Queste immagini sono state girate da Fausto Coppi all'arrivo in Africa, nel dicembre del 1959, dove lo aspetta una tournée safari nel caldo e nel tormento delle zanzare. L'Africa sarà per lui l'ultima tappa della sua vita. Nell'ultima notte di permanenza in Uganda, Fausto viene aggredito insieme con Raffaele Gimignani dalle zanzare. Rientrano, loro partono il 6 di dicembre del 59, rientrano a Malpensa il 18. Fausto comincia ad avere i primi sintomi intorno al 27 di dicembre. Decide di andare alla tenuta d'incisa Scavaccino proprio con Ettore Milano. C'erano 3 gradi centigradi a Villa Carla, Villa Coppi, e faceva un freddo tremendo, c'era una nebbia incredibile. Decidono di andare alla tenuta insieme con Ettore Milano. Si danno appuntamento con gli amici di sempre, però non si presenta nessuno. Le condizioni climatiche sono avverse, nessuno ha voglia in quei giorni di andare ad affrontare un clima così rigido. Fausto va, però il fisico comincia a dargli dei segnali, decide di tornare dopo 2 ore a casa. Arriva a casa, c'erano degli ospiti, e Fausto chiede scusa, dice: non me la sento di pranzare con voi, scusatemi, vado a letto. Si mette a letto e comincia ad avere dei sintomi febbricitanti, ha una febbre 37,2, non sta molto bene, e Giulia decide di chiamare il medico. Il medico arriva, dice: non si preoccupi Giulia, è influenza. La malaria si cura una volta fatta la diagnosi, questo è chiaro, perché sono delle cure molto specifiche, perché non è facile fare la diagnosi in Italia, per esempio. Oggi bisogna pensarci, perché naturalmente il medico comune non è abituato a pensare che una febbre sia dovuta alla malaria. Perché, come le dico, forse è una diagnosi difficile, dici, beh, una diagnosi che ci vogliono delle cose, ma lì
Tu metti sto sangue sotto sto microscopio e vedi questi plasmodi della malaria. Beh, in quell'epoca diciamo che la malaria sostanzialmente era legata alla cura della malaria, era basata sulla somministrazione di clorochina. La clorochina è un farmaco essenziale nella cura della malaria, lo era e lo è, però oggi è circoscritta ai casi di malaria diciamo meno gravi, che sono il vivax, la malaria e l'ovale, cioè i casi di malaria cronica che interessano oggi sostanzialmente i paesi del Centro America, ma non altri. E, mentre in passato poteva essere un farmaco utile anche per il flacivolum, però successivamente l'uso largo di questa medicina ha fatto sì che in generale paese dopo paese si è diventati resistenti alla clorochina. Però nel 1960 la clorochina era un farmaco essenziale, risolutivo nella cura della malaria. Durante le riprese del programma, quando volava all'Airone, a casa Coppi a Novi Ligure fui avvicinato da una vecchia fantesca che era lì dalla fondazione e che mi disse: «Io purtroppo non c'ero quando si ammalò il signor Fausto, perché era andata a casa per le vacanze di Natale, altrimenti gli avrei dato al primo sintomo di febbre la solita pasticchina». Io non so che cosa fosse, ma lui mi aveva detto: «Se mi viene la febbre, datemi questa». Io gliela davo e la febbre passava. A un certo punto, durante la malattia di Fausto Coppi, arrivò una telefonata dalla Francia. Era il fratello di Raphaël Geminiani, che era stato insieme a Fausto nel famoso safari africano, che avevano dormito nella stessa stanza ed era stato punto probabilmente dalle stesse zanzare, il quale diceva: «Guardate, se Fausto ha questi sintomi, dategli il chinino, perché si tratta di malaria». Perché mio fratello ha la stessa cosa, è stato curato per malaria, adesso sta bene. Gli fu risposto da qualcuno: «Voi pensate a curare il vostro fratello, che noi pensiamo a curare il signor Fausto». Al ritorno in Italia, poco prima di Natale, Giulia si accorge che qualcosa non va. Fausto sta male, accusa febbre alta e spossatezza. Giulia decide di chiamare il dottor Allegri, medico curante di Coppi, che la tranquillizza parlando di una semplice influenza e prescrivendogli una cura a base di antibiotici. A questi ultimi venne aggiunto il cortisone, che per la malaria era come concime. Comunque il 31 dicembre anche il chinino, sul suo fisico bombardato da antibiotici e cortisone, non avrebbe potuto evitargli la morte. Il 1 gennaio i medici finalmente si decisero a ricoverarlo in ospedale. Arrivarono i barellieri e Fausto, raccogliendo le ultime forze, quasi a presagire la morte imminente, volle per la prima volta che il figlio Faustino lo vedesse in quello stato. Lo chiamò vicino alla barella e gli disse: «Fai il bravo, papo». È il 1 gennaio del 1960 e il giorno dopo Fausto Coppi muore. Permanenza in corsia 15 ore. 15 ore senza che qualcuno sia riuscito a fare una diagnosi di malaria. Coppi è stato dunque ricoverato quando ormai è un malato in fase terminale e muore alle 8:45 del 2 gennaio nella camera numero 4 all'età di 40 anni. Ma cos'era allora questa pasticchina? Si trattava forse di chinino? E come mai nessuno ha pensato in quel momento di somministrargliela? Neanche Coppi stesso pensa a farsi curare con la solita pasticchina? Lo ricoverano, non vengono praticate le analisi del sangue, non gli viene praticato nessun tipo di analisi, non vengono fatte le lastre e Fausto viene ricoverato in questa stanza numero 4. Le condizioni peggiorano di ora in ora, tanto che quando viene praticata a Fausto l'analisi del sangue, si racconta che questo analista, questo medico che ha fatto l'analisi del sangue, sia scoppiato a piangere perché non c'era ormai più niente da fare. È morto di una forma di malaria perniciosa, gravissima, aggravata purtroppo dal suo stato di debilitazione dovuto
probabilmente agli eccessivi sforzi fatti negli ultimi tempi della sua vita. La cosa pazzesca della morte di Fausto è stata la tempistica, perché di fatto Fausto è morto per l'opinione pubblica in un giorno e mezzo. Che cosa ha pagato Fausto? Ha pagato il fisico, il corpo, quel corpo che l'aveva spinto così lontano. È stato il più giovane vincitore del Giro d'Italia. Però indubbiamente Fausto ha pagato le tante cadute, ha pagato un fisico che aveva già avuto la malaria. Tutto uno spegnersi di luci nella vita di Fausto fino a questa luce che si spegne il 2 gennaio del 60 alle 8:45 del mattino. Rimane il dubbio e il mistero di questa morte che certamente poteva essere evitata. Una storia sospetta quella di Fausto Coppi. E quindi le cose dovevano proprio andare così, come affermava il medico curante? Non lo sapremo mai. Quello che invece sappiamo è che quella mattina del 2 gennaio del 1960 il grande Airone ha chiuso le ali, è entrato nella leggenda, all'alba di una nuova era in cui quegli uomini che lo avevano capito e amato, anche come uomo, riusciranno finalmente ad affermare le loro idee di libertà e tolleranza. E anche questa è una storia sospetta.